match della 17esima giornata tra prima e seconda, Siena e Novara. Passa per prima la squadra di Antonio Conte con il gol di Larrondo, quarto in campionato al 34esimo della ripresa. Ma Novara è una super squadra che costruisce una super azione. Gonzales, l'assist al volo con il destro per il colpo di testa di Gigliotti per un gol tutto argentino, è 1-1. Cade l'imbattibilità interna del Padova, anche se al 35esimo Succi regala il primo gol in campionato a Gallozzi, che segna il gol del vantaggio per il Padova, gol del vantaggio che dura poco più di 10 minuti perché Dos Santos pareggia al 41esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Si va a riposo sull'1-1 nella ripresa, ancora avanti il Padova, ancora da calcio d'angolo, va a staccare Bovo, non benissimo qui Zappino. Padova che torna avanti al quarto d'ora della ripresa, Malvarese gioca un grande secondo tempo e riprende proprio la squadra di Calori con l'assist di Neto Pereira, il tocco di Frara, pallone che tocca il secondo palo, termina in rete, nel finale in pieno recupero, calcio di punizione al 49esimo con il destro di Carrozza, non benissimo qui agli Ardi, vince il Varese 3-2. Seconda sconfitta consecutiva anche per l'Empoli, che cade sotto i colpi del talento di Quadrini. Meraviglioso calcio di punizione, 1-0 Sassuolo. È 1-1 tra Piacenza e Torino, avanti il Toro all'ottavo minuto con il gol di De Vezze, che sfrutta una deviazione di D'Ambrosio sul calcio d'angolo e batte Cassano per l'1-0. Nella ripresa arriva il pareggio della Piacenza e non poteva essere che Caccia a realizzare il gol dell'1-1, qui va altissimo sull'assist di Graffiedi, 1-1 tra Piacenza e Torino. Importante colpo esterno del Vicenza sul campo del Crotone, passa la squadra di Maran al 41esimo col settimo gol in campionato di Abruscato, bravo qui a battere Concetti dopo una deviazione di Misuraca. 34 secondi dopo però Gavazzi commette un errore clamoroso sul cross di Migliore, cicca completamente il pallone, De Giorgio fa 1-1. La ripresa attacca soprattutto il Crotone, ma in contropiede il Vicenza è pericolosissimo. E allora al 13esimo Gavazzi controlla questo pallone sulla sinistra, tunnela un avversario, uno sguardo in mezzo, il cross, colpo di testa di Misuraca, vince il Vicenza 2-1. Avvio terribile del Pescara all'Adriatico contro il Porto Gruaro, qui Ariati commette fallo su Tarana, dal dischetto Cunico batte pinna per il gol dell'1-0. Primo tempo sotto shock per la squadra di Di Francesco, che sempre sulla destra trova il gol del 2-0 con Tarana. Partita che sembra assolutamente in salita, ma il Pescara torna in campo con un'altra faccia nel secondo tempo. Azione insistita di Bonanni, cross di Gessa dalla destra, tra i due centrali si infila Sottimo, colpo di testa, terzo in campionato per l'ex centrocampista dell'Ancona. Pescara che al quarto d'ora della ripresa trova anche il gol del 2-2, la sponda con il betto di Bonanni, il sinistro a girare sul secondo palo di Ariatti, segna il gol del 2-2, riscatta una prestazione davvero deludente nel primo tempo. Poi al 21esimo della ripresa, palla stupenda di Verratti in area di rigore per Cascione, che si infila, piatto destro, il gol del 3-2 per il Pescara. Cascione che è il grande protagonista del finale di partita, sul calcio d'angolo di Bonanni va a colpire di testa, pallone arriva tutto sulla linea, poi tocco fortunato con il sinistro, gol del definitivo 4-2. Vittoria fondamentale per il Grosseto di Moriero, dopo aver sbagliato un calcio di rigore con Caridi, sempre con lo stesso attaccante ex Mantova, trova il gol che batte Viotti, 1-0 per il Grosseto. Ed è pari l'incontro del Matusa tra Frosinone e Dascoli, al 21esimo passa la squadra di casa, colpo di testa di Santorumo sulla traversa, poi Sansone e la rovesciata di Terranova, secondo in campionato per l'ex giocatore del Livorno. 3 minuti più tardi, strepitosa azione sulla sinistra di Cristiano, che ubriaca Catacchini, serve nell'area piccola un pallone d'oro per Lupoli, che con il sinistro fa 1-1.